Ciao ragazze, eccomi tornata. Siamo il giorno dopo. Precisamente saranno circa le 3 di pomeriggio, adesso non so bene, ma più o meno l'ora è questa. Allora, come avete visto, ieri sono andata un po' in giro e i negozi sono i soliti comunque, quindi non ho fatto tanto, non sono stata tanto in giro, anche perché sono un po' raffreddata e quindi ieri non ero tanto, anzi, ho cominciato a sentire un pochino il naso chiuso, quindi sono anche subito scappata a casa, siamo venuti subito a casa. Allora, prima inizio con questo qua che è già qui vicino, ho visto dalla vetrina, allora sono entrata dentro in questo negozio a prendere il mio terzo cappellino New York. Sono in fissa con questi cappellini, ragazzi. Voi non potete immaginare, ne ho già tre, questo è il terzo, e spero di fermarmi. Non comprerò più perché basta. Ho questo bianco, vabbè, adesso stringo qua. Questo è bianco che non riuscivo a trovare da nessuna parte. E quindi nell'assenza del bianco ho preso altri colori. Adesso ho un nero e quello verde che avete già visto uno dei vlog. E questo è l'ultimo, ragazzi. Basta, non ne prendo più perché sennò farò solo scorta di capellini. Niente, questo è un primo acquisto. Poi sono andata da Sephora. Lo so, questa maglia è un po' sporchina, è una felpa. Ieri sera mi sono sporcata, non so di cosa, ma se si vedi lì nel video è sporca, lo so. Allora, ragazzi, da Sephora sono andata apposta a prendere questo. Ho gli occhiali perché devo leggere le cose, lo so se sapete, ma non ci vedo molto bene. Questo qua è un balsamo per le labbra nutritivo e niente, lo volevo provare, è da questa linea qua, sapete che Chanel ha un sacco di linee di prodotti, questa qua è della Hydra Beauty Nutrition, l'ho già provato, ragazzi, vediamo qua. Lo metto, non è molto comodo perché devo pucciare le dita dentro e bisogna avere le dita pulite. Vabbè, poi proverò meglio. Per me la pecca è questa, però allora l'ho fatto anche a forma di rossetto. Un burro cacao a forma di rossetto, che anche quello è pratico, però io volevo questo, sapete, la fissa, uno quando si fissa su una cosa o è quella o è quella, volevo questo. Ora passiamo a il negozio che nessuno conosce, che è Zara. Allora, Zara sono entrata perché cercavo delle cose per Veronica, soprattutto vestitini per l'asilo. Ho già acquistato qualche vestiti già per questa stagione, però ragazze, non so voi, ma qui ce ne vuole tantissimi. E ok, che Zara non è una molto economica per acquistare vestiti per mandare i figli all'asilo. Tante mamme vanno da Primark e acquistano dei vestiti, ovviamente. Perché comunque i bambini vanno per terra, i vestiti si conciano, è giusto, hanno ragione, però il mio problema, diciamo così, è che quando porto mia figlia a scuola vedo alcune delle sue compagne vestite uguali e i vestiti sono di Primark, perché ogni tanto vado da Primark a vedere un pochettino le cose come sono. E visto considerato che può capitare anche che trovo qualcuno vestita da Zara, perché non è che sono l'unica ad andare da Zara, però per la maggiore va Primark quanto riguarda i vestiti per i bambini all'asilo.
Quindi non voglio trovare mia figlia uguale altre due, tre compagne allo stesso giorno. Quindi evito, perché se non sapete, la mia piccola ogni tanto già non vuole vestirsi, cioè sceglie un pochettino lei come vuole andare all'asilo. Non so il perché, ad esempio lei non gli piace la felpa con la zip. Perché la maestra, magari quando fa caldo o così, loro tolgono le felpe ai bambini, legano alla vita e a mia figlia non piace. Quindi un giorno sono andata a mettere quella felpa con la zip e mia figlia fa: no, 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 mamma, non mettermela perché non voglio. Allora, cercando di capire il perché, dopo mi ha detto: no, perché la maestra me la lega alla vita e a me non piace. Quindi, capito il problema, evitiamo di costringere i bambini a vestirsi in modo in cui poi dopo loro sono a disagio per una cosa che non piace. Io sono del parere che ognuno si debba vestire come si sente meglio. Ovvio che ci sono alcuni casi estremi, però se a mia figlia non piace il colore rosa, non la vesto di rosa. A volte anche a me dico: ma di già, so che pesa, perché per noi mamme la praticità, soprattutto i colori, cioè io vestirei mia figlia solo di nero perché non vi dico come arriva, però vabbè, nulla che i prodotti non possono risolvere. Chiudiamo questa parentesi e andiamo a vedere cosa ho acquistato. Allora, non c'era tanta roba perché mia figlia già veste, sta uscendo già della fase dei piccoli. L'anno prossimo già non acquistiamo più nel reparto dei piccoli perché Veronica, sapete che Zara fa da 0 a 5 anni. E poi dopo fa, mi sa, dai 6 ai 13 anni. E vabbè, allora ho preso questa magliettina appunto con l'idea di mettere la famosa felpa con la zip. Adesso non so come me la caverò perché mia figlia non vuole mettere. Sulla telecamera non rende il colore, ma è quasi un grigio. Lì si vede un pochino. Non è il suo colore reale, perché questa è grigio, ragazzi, non è questo colore che si vede in telecamera. E ha queste ballerine, diciamo così, no, sono le ballerine con questa scritta. E l'ho presa perché comunque costava pochissimo, costava 4,95 euro e mi sembrava molto carina come cosa. Allora, vediamo di cosa è fatta. Se mi sentirete un po' affanata perché sono raffreddata e adesso parlando faccio fatica, è 100% cotone, quindi ragazze, ottimo, metto per terra perché devo lavare i vestiti. Poi per abbinare ho pensato in fare un abbinamento, ovvio che questo non è il suo pezzo sotto, ma posso abbinare, vedrete che il colore è uguale a quello, però questo, anche questo è grigio, non è il colore che si vede in telecamera, almeno da qua io vedo un altro colore. Comunque, sempre 4-5 anni, questo pantaloncino molto comodo, taschino davanti, sempre in cotone, vediamo adesso, 95% di cotone più elastano perché ha un po' di elasticità e per l'asilo va benissimo perché comunque si strisciano per terra. Giocano tanto per terra e allora va bene. Quasi quasi è un peccato perché la roba è molto carina, però ragazzi, a me piace vestire mia figlia bene. Poi ho preso quest'altro completino, anche questo carino, il colore sembra rosa, ma è più un lilla che rosa, non è rosa, sta più per lilla, ragazzi. Lì nella telecamera il colore non è quello. Con il suo pantalone, un legs, diciamo così, e dentro la cosa che mi piace tanto sono felpati, perché i bambini per terra sapete che il pavimento è molto freddino e allora si ammalano più in fretta. Io la penso così, si ammalano per quanto riguarda il raffreddore. Anche questo è 95% cotone più 5% elastano.
molto carino, non so quanto tempo dureranno, perché comunque io faccio tante lavatrici e allora ci vogliono tanti vestitini. Ho l'asciugatrice, però la maggior parte di questi capi non vanno in asciugatrice, assolutamente, perché non si rimpiccioliscono, ragazze. Se mettete i vostri capi, i vestiti dei bambini, leggete sempre l'etichetta, mi raccomando, la vostra guida per lavare i vestiti. Questo qua non va in asciugatrice, sì, in lavatrice sì, ma asciugatrice no. Asciugatrice massimo 30 gradi, non oltre, perché diventano piccini. Quindi, siccome devo mettere anche giù da bassa ad asciugare in cantina, ci metti qualche giorno, poi tempo diventa anche più freddo ogni giorno e i vestiti ci vogliono. Poi ragazze, la scusa, poi ragazze, altre due felpettine, anche questa sembra rosa, ma no, questa è un lilla molto carino, non è forte come colore, ma è un colore pastello, un lilla pastello, molto carino anche lei, e ho pagato 10,95. Sono fatte molto bene. Cioè, i vestiti da Zara adesso va bene tutto, ma non sono quelli di Primark. Quello di Primark tu paghi magari un po' meno, che poi ho già visto anche delle certe felpe a questo prezzo qua che non ne valeva la pena, ragazze. Adesso diciamocela tutta, ma non è poi così economico andare da Primark a comprare i vestiti. Poi la qualità, secondo me, c'è differenza, ma molta differenza. Allora, questa qui è 85% cotone più 17% polyester. E ecco qua. E poi ho preso quest'altra che è un altro colore, non è bianca, ragazzi. Per intenderci, ha un color panna. Ecco, così ci capiamo, color panna. E sempre 10,95 e uguale all'altra, identica, non cambia niente. Poi sempre là ho preso questo giubbino, sempre per la bambina, perché lei non gli piace assolutamente. Poi adesso vediamo se riuscirò a mettere questo giubbino oppure dovrò fare il cambio, perché l'ho provato lì, ma lei subito ha detto: questo non mi piace. Questo c'è scritto qua un bel made in Cina. E niente, dentro è molto, è pratico. Questi sono i tipici giubbini che sono pratici per i bambini. Comunque, cioè, ragazze, noi mamme sappiamo bene quanto i nostri piccoli dobbiamo avere la roba pratica per loro, soprattutto la mattina per portarli all'asilo, perché non so i vostri figli, ma la mia non fa altro che saltellare di qua e di là per vestirla, devo rincorrere dietro a lei mille volte. Allora, lei entra all'orario dalle 8:40, 8:50, ma noi ci svegliamo alle 7, io mi sveglio alle 7 e la sveglio a lei verso le 7:30. Usciamo di casa alle 8:30 puntuale e credetemi che tutto questo tempo siamo tra la colazione e il vestirsi. Quindi immaginate un po' voi il tempo che ci vuole. Quindi roba pratica, assolutamente veloce, senza troppo ingombro. Allora, questo qua è 100% polyester. Quindi, ragazzi, comodo, è molto carino, è imbottito, caldo, taschini, cappuccio e comodo. Comodissimo, a lei non piace, ma a me vediamo un pochettino se riesco a convincerla. Adesso, per ultimo, ma non meno importante, vi faccio vedere la chicca che ho preso per me. Adesso vi faccio vedere la chicca che ho preso, anzi, mi sono fatta regalare dal maritino. Life is a winding road. Ecco qua, questa è la chicca. E dov'è? Ora mi hanno già dato con questo sacchetto, e questa è la sua custode per mettere dentro, fratticissimo. E questa è la chicca, ragazzi, un cappotto.
Non so se riuscirete a vedere. A vedere, sono tutta fagna. Allora, eccolo qua. Ho preso in questo color grigio, è un grigio scuro, perché secondo me va bene con tutto, con tutto, con tutto. Volevo bello lungo, questo è veramente lungo, questa è una S. A Mirko non piaceva perché lui non piace il formato, lui dice che non piace queste. Come è fatto? Perché ha la manica larghina. È fatto alla moda. Jumping from cliff so high, trusting ecco our wings qua ragazzi, non so se state vedendo, ma questo è il cappotto. Sono veramente conciata ragazzi, non potete immaginare come sono conciata. Dalla faccia già si vede. E niente ragazzi, questo è stato il mio shopping. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del vostro like di supporto, il vostro commento. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. I love you e al prossimo video. Ciao!